di Ankara Yoga. Ci saranno delle piccole differenze e chi non ha mai praticato Ankara Yoga non importa se queste differenze vi infastidiscono un attimino, non vi sembrano naturali, voi fate come sapete fare. Visto il periodo, vi propongo l'Inga Mudra, che è un mudra che dà calore ed energia e soprattutto aiuta ad aumentare le difese immunitarie. Semplicemente andiamo a intrecciare le dita delle mani, il pollice che rimane su è abbracciato dal pollice mentice dell'altra mano e semplicemente rilassiamo le spalle, se vi va chiudiamo gli occhi, cercando di ascoltare il respiro spontaneo, così come arriva. Cerchiamo di rilassare il viso, di stendere i tratti del viso, può essere utile accennare un piccolo sorriso. Il mento è sempre un po' verso il collo, le spalle sono basse e rilassate, cerco di tenere i gomiti comodi in modo che le spalle non mi diano fastidio per mantenere nulla. Inizio ad ascoltare i rumori che arrivano da fuori, dallo spazio dove sto praticando. Magari sento il rumore della pioggia. E poi, piano piano, sento i rumori che provengono dalla stanza, il proprio respiro, la mia voce, la musica. Al mio corpo do il comando di rilassarsi, di che i miei muscoli è ora di rilassarsi. La mia schiena è dritta, ma non è rigida. Ricordatevi che questo nudo magari praticarlo a casa con la mia vicina. E ora sciogliamo il nudo, apriamo gli occhi, portiamo le mani sul ginocchio e vado a ondeggiare da una parte all'altra. Il movimento parte dal fianco senza abbassarci con la testa, cioè andiamo tutto sul binario, cercando di sciogliere le parti laterali della schiena. Ok, cerchiamo di rimanere fluidi, ancorare la propria morbidezza e fluidità. E ora portiamo le mani a terra e andiamo a fare la nostra respirazione articolare e organismica, che è proprio parte di Ankara Yoga. Come si fa? È semplice. Inspiro, porto il respiro al torace, quindi apro il cuore e attivo gli spazi che ho nel mio corpo, quindi anche le dita delle mani. Ed espirando, sgonfio la pancia e lascio andare tutto quello che prima ho preso. Posso anche abbassare la testa. Inspiro, apro il petto, mi allungo, cerco spazio ed espirando scivolo e mi ammortisco. Mi faccio ancora delle volte, posso staccare le mani, cercare più spazio e lasciarmi andare. Le mani si sollevano, inspiro, apro, cerco spazio, apro il cuore ed espiro, mi lascio andare. Ancora porto sulle mani verso l'alto, inspiro. Ed espirando, appoggio le mani, cerco spazio, porto il mento verso il petto, il codino, cioè il coccige in dentro, guardo in basso e allungo, trovo distanza tra una vertebra e l'altra. Poi ruotando le spalle, apro ancora il petto, porto le mani avanti e abbasso la testa senza nessun sforzo, semplicemente lascio andare. È la forza di gravità che fa il suo dovere. Poi piano piano mi svolto, appoggio i piedi, magari ho bisogno di massaggiare le gambe, le tibie che per un po' sono state a contatto. Mi appoggio un po' in avanti e scendo, mi accovaccio in avanti, cercando la spinta che mi dà equilibrio dai piedi. Mi rilasso e poi piano piano mi sollevo,
Porto le mani al cuore, cercando il mio primo radicamento a terra. Penso di avere delle lunghe radici sotto i piedi. E spingendo coi piedi piano 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 salgo, mi allungo ed espirando. Non si sente più, non si Porto le mani sente al cuore, non siedo più. non si sente Come mai? non ti sentiamo Non ci sentite? Ok, Adesso sì? Ok, ci riproviamo? Ok, nel caso qualche microfono rimanga acceso, vi chiedo la cortesia di togliere la possibilità di farvi sentire, se no c'è un po' un macello durante, anche per gli altri. Ci dovrebbe essere un tastino in basso, con proprio l'icona del microfono. Ok, adesso non Ok, sento. mi sentite? Fate un cenno se mi sentite. Un cenno, perfetto, ok, grazie. Posso continuare? Ok, continuiamo con la respirazione articolare in piedi, in Tadasana, e inspirando, ammorbidisco tutto e inspiro, mi allungo. Sempre il mento verso il collo, non occorre portare la testa indietro, mi ammorbidisco e ancora una volta inspiro, mi allungo, cerco spazio. Se voglio tiro su anche le dita dei piedi. Espirando, mi ammorbidisco, scendo verso il basso, porto le mani sotto le ginocchia o a terra, ho le ginocchia piegate e al prossimo inspiro stendo quello che riesco a stendere, il mento sempre verso il collo. Espirando, ammorbidisco, porto le mani alla sinistra del mio piede o sotto il ginocchio sinistro, espirando, stendo, facendo una piccola torsione. Espirando ammorbidisco, spingendo con i piedi, voglio srotolare il mio fianco da sinistra. Inspiro, mi allungo, espiro, riscendo. Scendo, mani avanti, piedi sotto le ginocchia, inspirando. Ardha Uttanasana. Espiro, ammorbidisco, porto le mani alla destra del mio piede sotto il ginocchio. E inspirando, stendo, espiro, ammorbidisco, spingo dei piedi, le ginocchia sono piegate per risalire verso l'alto. E inspiro, vado su, sollevo anche i talloni, l'ultima volta. Scendo, ammorbidisco tutto, questa volta lascio andare, tengo le ginocchia piegate, prendo i miei avambracci e dondolo da una parte all'altra, stendendo delicatamente, se il mio corpo me lo concede, piano piano. Le gambe. Ok, poi ammorbidisco, srotolo e ancora mi allungo verso l'alto. Ok, adesso andiamo a fare la mia prima camminata. La camminata fa parte proprio di Ankarana Yoga, è semplicissimo. E nel mentre vi farò fare delle cosine. Semplicissime. Ci allunghiamo, inspiriamo, vedete come alla schiena faccio fare quest'onda, proprio tipica di Ankara, ammorbidisco il tutto, faccio un passo indietro col ginocchio sinistro, porto i piedi paralleli, piego bene e inspirando su Yasana, su Surya significa sole, qui è come se io volessi fare benzina in questo istante, a prendere proprio energia, ammorbidisco tutto, scendo, intreccio le dita dentro la schiena. E inspirando, stendo quello che riesco a stendere, stendendo bene anche le gambe. Espiro, lascio, intreccio, torno in Suryasana, inspiro, espiro, ammorbidisco, apro il piede sinistro che raggiungo con il destro. Inspiro, mi allungo, espiro, morbida, passo indietro col sinistro, piedi paralleli. Inspiro, apro, espiro, scendo, porto la mano destra verso il piede sinistro. E inspirando vado in torsione, se non ho male al collo guardo verso la mano in alto. Espiro morbido, scivolo, vado dall'altra parte e inspirando stendo quello che riesco. Espiro, scendo, stendo con i piedi, srotolo di vertebra, inspirando Surya Asana. Espiro morbido, apro il piede sinistro che raggiungo con il destro. E inspirando mi allungo ed espirando mani al cuore.
mi metto dall'altra parte perché lo faccio ora da sinistra, come potete pure rimanere dove siete, inspiro, mi allungo, espiro morbido, passo indietro con il destro, piedi paralleli, fletto bene, inspirando, cerco spazio in Suryasana, espiro morbido, scendo, abbandono tutto, intreccio le dita dietro, e inspirando, stendo quello che riesco a stendere, espiro, lascio, intreccio, spingo coi piedi per ritornare in Suryasana, espiro morbido, passo col piede destro che raggiungo col sinistro, inspirando, mi allungo bene, espiro morbida, passo indietro con il destro, piedi paralleli, fletto bene, inspirando, apro bene, espiro, scendo, la mano sinistra va verso il piede destro, inspirando, torsione, guardo verso l'alto oppure dove non mi dà fastidio il collo, espiro, scivolo dall'altra parte, inspiro, braccio sinistro su, espiro, morbido, spingo bene il piede, inspiro, apro, espiro, apro il piede destro, che raggiungo con il sinistro, inspirando mi allungo ed espirando, mani al cuore. Di solito sono un pochino più lente e con più ripetizioni, però visto che dobbiamo stare in certi tempi, cerco di accelerare un po', poi quando il video sarà caricato su YouTube potete stopparlo quando volete e rifare magari più sequenze, più ripetizioni. Ora andiamo a fare il saluto al sole classico con una piccola modifica. Questa lezione non ve l'ho detto prima, ma è dedicata un attimino all'apertura del petto, quindi c'è qualche inarcamento, ma vi porto a pensare più all'apertura del petto che al piegare la schiena indietro. Ok, siamo davanti al tappetino, morbidi, inspiro e mi allungo, espiro, scendo, 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 come voglio portare tutti i miei pesi verso il basso, inspirando, Ardha Uttanasana, espiro, mano accanto ai piedi, passo indietro con il sinistro, lascio su il tallone, stacco le mani, vado prima indietro e inspirando affondo alto. Sto qualche respiro che conosce Anuka Lanasaki, inspirando posso cercare spazio ed espirando ritornando un po' indietro, oppure lo potete eseguire come preferite. Espiro, appoggio le mani, passo indietro con il destro tutto piegato, inspiro e vado nella posizione del cane, facendo, voglio spingere con le mani tappetine in avanti, voglio cercare spazio nel petto, non lo chiudo. Espiro, appoggio le ginocchia, libero i piedi, vado un po' indietro, appoggio le braccia e scivolo, portando la pancia a terra, ruoto le spalle, espiro, cobra. Questa posizione, soprattutto in questo periodo, è doc. Vi chiedo cortesemente di non parlare nel video perché si sente tutto. E è una posizione che va a stimolare la ghiandola del timo, quindi fatela spesso in questo periodo. E poi da qua scendo, punto i piedi, spingo dalle mani, passo dalle ginocchia inspirando. Di nuovo, cana faccia in giù. Ammorbidisco, porto il piede sinistro in avanti, vado un po' indietro inspirando. Affondo alto dall'altra parte, ammorbidisco e inspiro, apro. Vi chiedo cortesemente, chi è collegato, di non parlare, porto avanti le mani, porto avanti il piede destro, mani avanti, inspiro, stendo, espiro, ammorbidisco, spingo, spingo coi piedi, mi srotolo e inspirando, mi allungo, espiro morbido, scendo direttamente, inspiro, stendo, inspiro, mano accanto ai piedi, passo indietro con il destro, vado prima indietro, inspirando, apro, espiro, appoggio, passo indietro col sinistro, cane faccio in giù, inspirando, espiro, appoggio le ginocchia, libero i piedi, appoggio gli avambracci, e schiaccio la pancia, ruoto le spalle, inspirando cobra, posso stare qualche respiro in più ed espirando, ritorno, punto i piedi per tornare a cane faccia in giù, passo in avanti con il destro, inspiro, affondo alto,
Espiro, ammorbidisco, passo in avanti col sinistro, inspirando a lungo ed espirando. Mani al cuore, posso chiudere gli occhi qui. Vedo cosa non funziona. Vi chiedo cortesemente di... ok, provate a parlare. Ok, perfetto. Adesso no, perché prima si sentivano degli audio. Posso continuare? Vi chiedo scusa per il disagio. Chiedo cortesemente chi ha ancora il microfono acceso di spegnerlo, perché davvero complica un attimino la lezione. Ok. Adesso andiamo a fare una sequenza carina con diverse cosine, dove ci mettiamo un po' di equilibrio e un po' di aperture. Come facciamo? Partiamo da sinistra, dall'albero, Virkasana, che è una delle posizioni dell'equilibrio più semplici, che però a volte vogliamo esagerare nell'eseguirlo. Vi ricordo che potete appoggiare semplicemente il piede, adesso io sto, voglio sollevare il sinistro, posso portarlo sotto il ginocchio, se voglio posso portarlo sopra il ginocchio, scelgo la posizione più adatta a me e poi andiamo a fare diverse cose carine. Se non mi vengono, non mi arrabbio, non importa, lo farò meglio un'altra volta. Quindi, come al solito, ci allunghiamo inspirando, espiro, ammorbidisco, porto tutto il peso sul piede destro, stacco il piede sinistro come mi viene più comodo, per portare poi le mani davanti al cuore. Cerco di guardare un punto fisso davanti a me, cerco di aprire il cuore e di spingere con i piedi a terra. E inspirando, se voglio, porto le mani verso l'alto. Sto. Espiro, chiudo il ginocchio per andare nel guerriero 3 intrecciando le dita dietro la schiena. Quindi inspirando, stendo bene la gamba dietro, porto in avanti il busto, mi concentro. Espirando, lascio le mani, porto il piede dietro, cerco di avere l'allineamento dei talloni sulla stessa linea. Ok? E inspirando vado con le gambe tese del guerriero rovesciato, mi porto la mano destra verso l'alto, come se volessi prendere qualcosa dietro. Espiro, ammorbidisco, scendo, mi preparo per Trikonasana, che la preparazione è un po' diversa, per un calmo tutto morbido. E inspirando, portando magari la mano sulla tibia, srotolo per portarmi nella posizione. Cerco di rimanere, chi conosce Anukala la può sbloccare nell'espiro e cercare spazio nell'inspiro. Lo faccio qualche volta. Ed espirando, ammorbidisco tutto, appoggio la mano sinistra all'interno del piede destro, apro un po' il piede destro e vado in torsione. Inspiro, stendo la gamba dietro, porto il braccio destro oltre la testa. E mando, ok, sempre cercando spazio nel mio inspiro. Espiro, riporto in avanti il piede, avvicino il piede, il ginocchio sinistro al destro, trovo la mia stabilità, stacco le mani per ritornare nel guerriero 3. Inspirando, cerco di trovare un equilibrio e senza, se riesco a appoggiare il piede sinistro a terra, concludo riportandomi nell'albero in Virkasana. Mani davanti al cuore, cerco di calmare il respiro, e inspirando porto le mani verso l'alto, continuando ad aprire il cuore. Espiro, appoggio il piede sinistro a terra, inspiro, mani al cuore. Ora io, per comodità di telecamere, vado dall'altra parte e facciamo tutto dall'altra parte. Quindi mi allungo con un bel inspiro e
Stirando, ammorbidisco, stacco il piede destro, lo porto nella posizione a me più comoda, portando le mani davanti al cuore, rilascio le spalle, metto verso il collo, petto aperto, inspirando porto le mani verso l'alto, espiro tutto il ginocchio in avanti per andare a tracciare le dita dietro e andare nel velero, inspirando. Espiro, lascio le mani, appoggio il pallone dietro, controllo che sia in linea con quello davanti e inspirando, faccio il torino rovesciato. Espiro, scendo, vado direttamente in Trikonasana, inspirando, mi apro, vi ricordo che è meglio scendere meno, ma avere l'anca e la spalla, in questo caso destra, rivolta verso l'alto. Espirando ammorbidisco, porto la mano destra all'interno del piede sinistro, apro il piede sinistro e inspirando per la destra. Espiro, ritorno, avvicino il ginocchio destro a sinistro, stacco piano piano e vado nel velero 3 con le mani intrecciate dietro. Inspirando. Espiro, lascio, per riportarmi all'interno di quella mano, l'Indirkasana. Mani davanti al cuore, spalle rilassate, quando riesco, se voglio, mani verso l'alto. Respiro, lascio, porto il piede destro a terra, e inspirando, mani al cuore, chiudo gli occhi per un attimo, ascolto il mio corpo, le mani possono andare lungo le gambe, rilassare un attimo, cercare di capire quali parti del corpo sono ancora in tensione dopo queste posizioni, queste asane che abbiamo fatto. Posso oscillare il mio peso verso le punte dei piedi e verso i talloni, verso l'esterno di un piede e dall'altra parte, e fare dei piccoli cerchi sul posto, sicuro di non cadere perché sono sostenuta da madre terra. E poi cambio direzione, vado dall'altra parte. Cerco di rilassare tutti quei muscoli, quelle tensioni che non mi servono attive in questo momento per rimanere semplicemente in piedi. Mi metto consapevole di quelle parti del mio corpo che anche nelle posizioni di tranquillità mantengo sempre in tensione. Poi per chi porta gli occhiali come me, mette gli occhiali incastrati alla maglia per portare le mani davanti al cuore. Le spreghiamo bene con energia. E quando sono belle calde le portiamo davanti agli occhi chiusi. Le dita abbracciano la fronte. E vado ad osservare le immagini che mi arrivano. Magari arrivano delle luci, dei lampi, oppure c'è il buio totale. Osservo senza giudizio e senza aspettative. Poi stacco leggermente le mani dagli occhi, li apro e le dita delle mani fanno una carezza intorno al viso. Si riportano davanti al cuore e facciamo tutti un bel sorriso. Perché siamo arrivati fino a qua, forse senza intoppi, e me lo auguro. Adesso piano piano, portiamo un piede sull'altro e piano piano ci riportiamo a terra. Spero che vada tutto bene, c'è stato qualche macello, ma fa niente. Ci portiamo direttamente a pancia in giù. Appoggio la fronte, i piedi sono aperti quanto le anche. Voglio portare le mie mani lungo i fianchi, con i palmi delle mani verso il tappetino.
Questa serie di posizioni, come per il cobra, va proprio a stimolare la ghiandola del timo, quello che ci porta a una buona difesa immunitaria. Inspirando, semplicemente sollevo il torace, di conseguenza la testa, le mani per ora rimangono giù. Stoppa che respira. Sentirò che una volta che inspiro, salgo un po' di più. Ed ispirando, riappoggio la fronte. Ora posso fare quello che ho appena fatto, o al prossimo inspiro andiamo oltre per sollevare il torace, a sollevare anche i piedi. Quindi inspiro, sollevo la testa, sollevo le punte dei piedi, cercando di tenere le gambe stese. Le scapole si avvicinano per lasciare libero il cuore e soprattutto respiro. Ed espirando, ritorno giù, magari per riposarmi, appoggio un orecchio. Riappoggio la fronte. Adesso andiamo a intrecciare le mani dietro la schiena. Magari provate a spalzare l'intreccio, perché se ci rendiamo conto, intrecciamo le mani sempre allo stesso modo. Proviamo a portarle scalando di un dito nell'altro modo, perché comunque andiamo a toccare dei muscoletti sempre un po' diversi. Quindi intrecciamo le dita, cerchiamo di avvicinare i palmi, inspiro ruotando le spalle, sollevo il torace e sollevo poi le gambe. È come se qualcuno mi tirasse le mani da dietro, rimango e respiro. E poi espirando, abbasso la fronte, sciolgo l'intreccio, appoggio l'altro orecchio, permetto questa volta alle spalle di scendere verso il basso. E poi, aiutandomi con le mani, spingo per andare a sedermi sui talloni, andare nella posizione del bambino, la fronte se riesco è a terra, oppure posso dare un blocco, un vincolo, un mattoncino, un sostegno. Le mani per il momento sono avanti. Voglio camminare qui col pastrello per allungare bene le braccia, i lati del mio torace. E poi le braccia ora scivolano lungo le gambe con i palmi verso l'alto. Respiro. E poi, staccando la fronte, mento, petto, vado a rotolare con un respiro. Appoggio col pastrello delle mani, con un inspiro apro il cuore e chi vuole può spingere il bacino verso l'alto con un bel inspiro. Respiro e poi espirando mi porto seduto sui talloni. Adesso stiamo seduti con le gambe avanti, andiamo in Dandasana, quindi le braccia sono in alto, ok? Espirando ammorbidisco e inspirando mi attivo. Facciamo tre volte. Espiro ammorbidisco e inspiro mi attivo. Abbasso le braccia, piego le ginocchia, vado a prendere da sotto il mio piede destro, ok? E il ginocchio sinistro vuole andare sopra il ginocchio destro, per adesso il piede sinistro è appoggiato a terra, vuole andare a fare una torsione verso sinistra. Se voglio darmi un fastidio alla mia schiena, faccio un passettino con la natica sinistra e indietro, ok? Incastro il gomito destro sul ginocchio sinistro, l'altra mano indietro, e inspirando voglio guardare oltre la spalla sinistra ed espirando lo ribadisco. Inspirando guardo oltre ed espirando ammorbidisco. Inspiro cerco spazio ed espiro lascio andare, faccio ancora due volte. Le torsioni fanno benissimo, inspiro ed espiro. Aiutano la digestione, ma come dico sempre,
non solo da cibo. Ritorno, questa volta lascio che il piede rimanga solo su un lato, sollevo il braccio sinistro inspirando, piego il gomito e con la mano destra aiuto il gomito sinistro a scendere un po' più in giù. Se riesco, con la mano destra vado a prendere le dita della mano sinistra e se ci sono, inspirando prima apro bene il petto ed espirando scendo verso il basso, appoggiando se ci arriva la guancia destra e guardo verso sinistra. Respira. Sento un bel allungamento del gluteo sinistro, della fascia sinistra. Resto. E respirando, ritorno delicatamente, stacco le dita, apro inspirando. Il braccio sinistro vuole andare verso destra, come se avessi la schiena attaccata al muro e con la mano destra aiuto l'allungamento del braccio sinistro. Respirando. Espiro, lascio, porto le mani dietro ai glutei, stacco le gambe per portarmi in Navasana, inspirando. Non mi ingobbisco, cerco di avvicinare le scapole per aprire il petto, il mento è sempre verso il collo, così non diamo noia alla nostra cervicale. Sto, se mi stanco posso ovviamente appoggiare i piedi, ma cerco di stare. Chi vuole canalizzare, espirando morbidisce e inspirando stende. Espiro morbida, inspiro stende. Espiro morbida, inspiro stende. Appoggio i piedi, abbraccio le ginocchia, inspirando mi allungo, portando le ginocchia vicino al petto. Porto le mani su entrambe le ginocchia, aumento al petto, retroversione del bacino per distanziare le scapole, per trovare spazio tra una vertebra e l'altra. E poi inspirando ritorno in dandara. Espiro, ammorbidisco, inspiro, voglio andare verso le punte dei piedi, prima apro il petto, cerco il mio massimo spazio ed espirando, o prendo i piedi, porto le mani verso la terra, scendo, cercando di avvicinare non tanto verso il basso, ma di portare la testa verso il piede. Espirando mi srotolo, piego le ginocchia, piedi paralleli, questa volta vado a prendere il piede sinistro con la mano destra, piede sinistro quindi all'esterno del punto destro, il ginocchio destro è sopra, per il momento appoggio il piede, sposto la natica destra un po' indietro e porto il gomito sinistro incastrato al ginocchio destro, la mano destra dietro, inspiro, cerco spazio guardando oltre la spalla destra. E respiro, lascio andare. Inspiro, cerco spazio. E respiro, lascio andare. In questo modo il cervello non ha messaggi di tensione e per cui vi accorgete che piano piano riuscite a fare tante cose che non pensavate di fare. Ok, perché l'importante è non stressare il cervello. Ancora una volta, inspiro, guardo oltre la spalla destra. Ed espirando torno, lascio il piede, la parte esterna del piede destro a terra, sollevo con un inspiro il braccio destro, piego il gomito con la mano sinistra, aiuto il gomito destro a scendere e se voglio con la mano sinistra vado a cercare le dita della mano destra. Quando ci sono, o anche la maglia, va bene lo stesso, mi abbasso, appoggiando se ci arrivo la guancia sinistra, sto, respiro, percepisco piacevolmente l'allungamento del gluteo destro in questo caso e poi mi risollevo srotolandomi, stacco le dita e inspirando, apro, anche le dita delle mani, cerco spazio, la mano destra vuole raggiungere
la mano sinistra, con la mano sinistra aiuto l'allungamento, ok, ed espirando appoggio le mani, stacco le gambe come prima per entrare in avasana, se voglio inspiro stendo, espiro ammorbidisco, inspiro stendo e ammorbidisco oppure rimango fermo come sono abituato a fare. Non chiudo il petto, cerco di avvicinare le scapole per tenerlo sempre aperto. Ancora uno, inspiro, apro, espiro, appoggio i piedi, abbraccio le gambe, inspirando mi allungo avvicinando le ginocchia al petto, stacco la presa, porto le mani sulle ginocchia, mento verso il collo, srotolo bene la schiena, sono sospeso su me stesso e poi inspirando ritorno in Dandasana, espiro ammorbidisco, voglio andare in avanti inspirando, espiro ammorbidisco, piego anche le ginocchia e con l'inspiro cerco la mia posizione più comoda e mi abbandono verso il basso. Mento aperto, ritorno e questa volta mi adagio a terra. Guardo che ore sono, perché purtroppo siamo legati all'orario e piano piano scendo. Porto i piedi a terra alla altezza delle anche più o meno ed inspirando voglio spingere quei piedi per portare verso l'alto il bacino. Non sforzo, faccio quello che il mio corpo mi consente di fare. Chi vuole può portare il braccio oltre la testa e continuare a spingere quei piedi per portare il bacino verso l'alto. Espirando, mi appoggio una vertebra dopo l'altra, le mani ritornano alla fine dell'espiro verso i piedi e così ancora. Inspiro, sollevo il bacino, porto le mani oltre la testa. Espiro, vi appoggio una vertebra dopo l'altra, mano lungo i fianchi. Ancora, inspiro, braccia oltre la testa, spingo. Ed espirando, riappoggio una vertebra dopo l'altra. Abbraccio per un attimo il ginocchio. Posso dondolare da una parte e dall'altra. Poi porto i gomiti molto vicini al punto vita. Faccio pressione con i gomiti verso il tappetino per darmi lo slancio per portare le mani dietro la schiena, i gomiti sono stretti, porto le gambe verso l'alto, guardo verso le punte dei piedi e cerco la mia posizione ottimale. Se faccio fatica a fare questo, posso anche andare in parita carani, quindi scendere un pochettino portando le gambe un po' indietro. Stop. Questa posizione dovrebbe essere mantenuta per 5 minuti. Potete, quando rivedrete il video su YouTube, stoppare e continuare a rimanere nella posizione. E poi, piegando le ginocchia, voglio andare in Malasana, stendendo le gambe oltre la testa. Solo se i piedi toccano a terra, posso intrecciare le mani sotto la schiena, quindi lasciare la schiena. Cammino con i piedi per avere un allungamento migliore. Evito questa posizione se in questo momento ho molto mal di testa dovuto a problemi di cervicale. Stop. Respiro, trovo spazio sempre per il respiro. E poi, espirando, apro le ginocchia verso le orecchie. Posso riportare le mani sulla schiena
terra permette la discesa, oppure se ho un buon controllo, anche senza le mani, piano piano, permetto ad ogni vertebra di riappoggiarsi al tappetino. Mento, mi raccomando, sempre verso il collo. Appoggio i piedi, stendo una gamba, stendo l'altra gamba, sollevo un attimo il bacino per appoggiarci sotto le mani, i gomiti sono più stretti, più vicino possibile, per andare nella posizione del pesce che va a compensare quello che abbiamo appena fatto. Quindi spingo quei gomiti per portare in alto lo sterno e appoggiare la corona della testa. Il petto è aperto, questa è una posizione che purifica tantissimo. E poi piano piano riporto le spalle a terra, libero le mani, porto ancora una volta le ginocchia verso il petto. Apro un po' le mani palme sono verso il basso, appoggio i piedi e divarico le gambe, nessuna parte comana. Cerco di trovare da relax in questa posizione. E voglio chiudere il ginocchio destro verso il sinistro e vado a guardare verso destra. Cerco di mantenere le spalle a terra. E poi divarico il ginocchio destro che raggiunge il pavimento e il ginocchio sinistro raggiunge il destro e vado a guardare verso sinistra. Lo faccio ora con il mio ritmo. Potete non guardarmi, divaricare e raggiungere con un ginocchio, la testa va nel lato opposto di dove vanno le ginocchia e continuare a vostro piacere col vostro ritmo. Io vi ricordo che la lentezza è sempre molto consigliata nello yoga, almeno nello yoga, visto che corriamo dalla mattina alla sera. Lo faccio ancora qualche volta, mi rendo conto dei tempi. Ok, ora mi piace concludere con quello che io definisco l'alga nel mare. Raccolgo le ginocchia e con un inspiro voglio stendere braccia e gambe verso l'alto. Espirando ammorbidisco e inspirando apro esternamente, divarico, espiro morbido, immagino di essere davvero nell'acqua, quindi tutti questi movimenti avvengono con una grande fluidità. Espiro ammorbidisco e inspiro apro, espiro morbido, inspiro mi allungo e così nuvola. Col suo respiro potete anche chiudere gli occhi per gustare ancora di più questo movimento morbido, fluido. Ok. Porto le gambe verso l'alto, anzi le tengo piegate, prendo con l'indice medio gli alci e stendo fino a che le mie gambe me lo permettono. Chi riesce può avvicinare le punte dei piedi verso il viso. Espirando sblocco fin dove il mio corpo mi consente di arrivare. Espirando ammorbidisco di nuovo, stendo una gamba, l'altra gamba, porto le braccia oltre la testa, faccio un bel inspiro andando a contrarre tutto il corpo, lo incidisco, lo contrarre il più che posso, quindi inspiro ed espirando, dalla bocca lascio andare, lo faccio ancora qualche volta,
Inspiro, contraggo tutto. Ed espirando, lascio andare. Ancora una volta. Inspiro, stendo, mani da una parte, fin dall'altra, ed espirando, lascio andare. Voi state giù, recuperate una coperta, perché adesso nel rilassamento, se riusciamo a trasmetterlo tutto, ci sarà, troverete un po' di freddo. Io recupero, scusate. Andiamo a cambiare la musica. Intanto voi trovate la vostra posizione comoda. Mettiamo un mantra bellissimo che si chiama Ramadasa. Se siete a casa, se lo siete per forza, spegnete le luci. Lasciate che i talloni stiano abbastanza vicini per portare le punte dei piedi verso l'esterno. E avvicinate così vi sentite di più. Le braccia sono leggermente distaccate dal busto, con i palmi delle mani verso l'alto. Sollevate leggermente la testa per portare il mento verso il collo, in modo che quando la riappoggiate la vostra cervicale sia nel modo corretto. Chiudete gli occhi. E ascoltate per un po' il vostro respiro spontaneo, così come arriva, senza andarlo a modificare. Di immaginare che con l'inspiro arriva, entra energia dai piedi che la porta fino alla sommità del nostro capo, e con l'espiro andiamo a pulire dalla testa fino ai piedi, buttando fuori dai piedi tutte le tossine negative, tutto ciò che ci disturba, anche i pensieri ingombranti. Facciamolo per qualche volta, ognuno col proprio ritmo. Sentiamo che il nostro corpo pesa a terra. Percepiamo l'appoggio dei talloni, dei polpacci, delle cosce, del bacino e dello sacro, della parte destra della schiena e della parte sinistra della schiena. Sentiamo il peso della nuca a terra. Il nostro corpo inizia a pesare sul tappetino e poi sul pavimento, come se lasciasse un'impronta. Percepiamo questa sensazione di pesantezza
che deve essere come il liberatorio. Percepiamo ogni vertebra della nostra schiena che si adagia a terra, che in questo modo va a lasciare verso Madre Terra tutte le sue tensioni. Chi ha piacere può anche cantare anche mentalmente questo bellissimo mantra, un mantra che purifica. Percepiamo questa sensazione di leggerezza, come se tutti i nostri pensieri, le nostre tensioni siano andati via. E ora andiamo a riportare la consapevolezza nel luogo in cui ci troviamo, ognuno nel proprio luogo, andando a riascoltare prima i suoni che arrivano dalla vostra casa, arrivano dal video che state guardando e sentendo come cimbali. Il rumore degli elettrodomestici che in questo momento stanno funzionando, cercando di portare attenzione anche ai rumori più lontani, le macchine che passano, la pioggia, tutto ciò che è fuori dal nostro spazio. E riandiamo ad ascoltare il nostro respiro, andiamo a intensificare un po' per riascoltarlo e piano piano risvegliare il nostro corpo. Andiamo a muovere le dita delle mani, le dita dei piedi, le caviglie, i polsi. Se non ho problemi al collo, posso ruotare la mia testa velocemente da un lato e poi dall'altro. Lo faccio qualche volta con estrema lentezza e fluidità. E poi se mi va posso portare le braccia oltre la testa, la presa granchiami per vedere come quando
mi risveglio dopo un bel sonno ristoratore, per poi portarli preferibilmente sul fianco destro del mio corpo, rimanendo in posizione fetale, ancora per qualche respiro. Cerco di gustarmi, se ho trovato un po' di serenità, di gustarla al pieno. E questa serenità, questa pace, cerco di portarla a casa o domani nell'ambiente di lavoro, anche verso persone che mi sono indifferenti. Cerco di contagiare, facciamo dei bei contagi, contagiamo un po' di serenità, pace e tranquillità. E poi piano piano, spingendo col braccio sopra, mi riporto seduta, seduto, come quando abbiamo cominciato la pratica, la testa è sempre l'ultima a passare. Fate i movimenti con la schiena in modo molto dolce. E mi piace concludere con un bel om, quindi portiamo le mani unite davanti al cuore, chiudiamo gli occhi, se intanto spengo la musica. Ok, anzi ne facciamo tre. Inspiriamo. Cielo per ringraziare l'universo, portiamo le mani verso il basso per ringraziare Madre Terra che ci sostiene, portiamo i pollici verso la fronte per ringraziare i maestri della nostra vita e portiamo le mani davanti al cuore per ringraziare il Divino che c'è in me, per ringraziarci della pratica. Anche se magari complicata con questa diretta, posso dire che ce l'abbiamo fatta. Io ringrazio il mio vicino che mi voglio vedere.